Il momento tanto atteso è arrivato. L'aggiornamento 2.0 per Yo-Kai Watch Spirit Ossi e Yo-Kai Watch Polpanime. Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati la vostra Android Incontro su Yo-Kai Watch Spirit Ossi e Polpanime in contemporanea. Andrò a sfidare Komasan S e Jibanyan S. O meglio, non è proprio in contemporanea perché poi verrebbe un casino sullo schermo, un pasticcio totale, quindi prima Jibanyan S e poi Komasan S. Quella con Komasan è stata una lotta più vincente di quella che è stata con quella con Jibanyan, abbastanza interessante, mentre con Jibanyan 3 Energy Max e tanti saluti caro Jibanyan, non ho fatto neanche in tempo a pungerlo con lo Yo-Kai Watch Model Zero. Andiamo a vedere cosa c'è da fare. Il primo, come ho detto, sarà Jibanyan e poi Komasan. Per Jibanyan parto da casa mia, anche perché è appunto più vicino da quale si può partire, e andiamo alla pescheria, appunto alla casa del pesce. Inforco la mia bella bicicletta che ha il suono di un pupazzo, perché fa quel suono strano che fanno i pupazzi che si gonfiano con l'aria, no? Ed ecco qui Jibanyan S, tutto quanto rosso, che figata. Ehi Jibanyan, ti stai allenando con i camion? Giusto in tempo, ha fatto un mio altissimo allenamento speciale, Andrea. Ha finalmente raggiunto il rango S. Non credo che allenarsi sia la chiave per diventare di rango S. Eh già, Whisper. Caspita, quella pelliccia setosa, quell'aura di impetuosa sicurezza. Sembra davvero che sia di rango S, Andrea. Davvero? A me non sembra per niente diverso. Non percepisci la mia aura di rango S? È solo che non riesci a vederla. Vuoi combattere con me? Non credo che qualcuno possa sconfiggermi. Va bene, Jibanyan, accetto la tua sfida. Sapevo che avresti detto così. È ora di assaggiare una furia zampettante di rango S. Nia! Jibanyan, come ho detto all'inizio, purtroppo tu andrai a perdere con soli 3 Energy Max. Sì, sto narrando il video dopo averlo già fatto perché non potevo registrare la voce al momento della registrazione del video, quindi ho detto vabbè, registriamo il video e poi lo narro sopra. Insomma, non è proprio, proprio importante che io narri e giochi allo stesso tempo. Non c'è alcun bisogno, dato che non è proprio un video importante tipo la storia, tipo quando facciamo la storia, no, dei giochi e cose così. Questo si può anche fare a parte. Insomma, 3 Energy Max oltre a quello di Velenombra e un bel po' di botte da parte di Shogunyan, che mi sembra gli ho ancora assegnato la... Oddio, com'è che si chiama? Vabbè, comunque sia, era il globo di... Ah sì, l'essenza, quella delle gemme. E praticamente a quella che fa fare più colpi critici. Stavo per chiamare brutti colpi Pokémon. Purtroppo sono sempre a Pokémon gioco, quindi insomma è un po' particolare la cosa, mi è rimasta. Jibanyan e Komasan possono diventare amici al primo combattimento, cosa che però con me non è capitata. È davvero un bel peccato. Ad ogni modo Jibanyan sta avendo mal di pancia, quindi non può lottare. Ok, bene, direi che è il momento di andare a vedere Komasan S. Eccoci qua. Allora, Komasan S ovviamente su Polpanime e Jibanyan solo su Spirit Ossi. Ve lo dico ora, lo so, non l'ho detto all'inizio video, dovevo farlo all'inizio video, ma non l'ho fatto perché mi sono dimenticato. Bello, eh. Ad ogni modo, Jibanyan su Spirit Ossi, Komasan su Polpanime esclusivi. Lo ripeto, Jibanyan S, Spirit Ossi, Komasan S, Polpanime. Jibanyan l'avete visto, per Komasan S invece bisogna andare a Nyam Burger, quello con lì che praticamente sulla mappa inferiore vediamo scritto come fast food. Non c'è scritto Nyam Burger perché non avevano voglia di scrivere Nyam Burger, forse. Non lo so, non mi chiedete le cose. Ovviamente, essendo su Polpanime, sono la ragazza Katie, che ho chiamato Kate perché Katie non mi piace come nome. E a me piacciono tutti quanti i nomi, se è chiaro. Eccolo qua, tutto quando circondato dall'aurea blu. Per 1000 giravolte sono arrivato al rango S. Ehi, sono arrivato al rango S. Ho capito, tranquillo. Ehi, calmati, che c'è? Quando mi sono svegliato stamattina, non so come, ero diventato di rango S. Whisper, che significa? Sì, a volte ti senti proprio bene quando ti svegli. È questo quello che intende? No, non credo. Non penso tu abbia capito che intende. Già, Whisper, non l'hai capito. Per 1000 giravolte, quanto potere, non credo di poter gestire una tale potenza, voglio solo stare tranquillo. Puoi batterti con me e frenare questa forza pazzesca? Va bene, Komasan. Grazie.
Secondo me, Komasan è molto più forte di quello che non sembra nell'anime. Io, come ho detto, non seguo l'anime, ma seguo pochissimi episodi quando mi capitano sotto mano, perché passo più che altro tempo a registrare video per YouTube, quindi quando va in onda Yo-Kai Watch sto sempre registrando e quindi non ho molto tempo per vedere l'anime, anche perché quando non mi va di vederlo online in streaming, comunque sia. Ad ogni modo, sto cercando se ho qualcosa per Komasan. Mica mi ricordo cosa ha Komasan. Se era il gelato o il latte. Ah, il latte a Komasan. Ok, allora gli do il latte. Lattissimo? Ma sì, diamogli il lattissimo. Ok, dunque, lattissimo almeno abbiamo più probabilità di farlo diventare amico. Io non ho salvato perché comunque sia me li prendo per conto mio. Nel caso non divengano amici subito al primo tentativo. Me li prendo dopo con calma. E però, oh, se diventa amico al primo tentativo, tanto di guadagnato, non ci devo tornare. Nel caso, se no, salvate davanti al nemico, soft resettate se non diventa amico, e poi lo riaffrontate una seconda volta, una terza, una quarta, una quinta, fino a quando non vi diventa amico. Contate che per velenombra, no, per velenotto, non per velenombra, per velenotto vi ci sono volute 30 tentativi. Ci sono voluti davvero tanti tentativi per Velenotto. Non voleva diventare amico e non ci voleva diventare. Per Velenotto e Kyuubi il gioco proprio è programmato per non farteli diventare amici al primo tentativo. Non hanno cibi preferiti. Puoi provare con Amorosio, con Casanova, insomma, Carnino, quelli yokai che possono farti diventare amico più facilmente un nemico. Ti fanno diventare un nemico alleato più facilmente. Con Amorosio, insomma, prima ho fatto l'Energy Max di Amorosio per sbaglio perché non mi ricordavo cosa facesse. L'ho giocato pochissimo Amorosio, solo in squadra per farlo salire di livello, neanche proprio lo usavo. E niente, ho battuto Komasan, stavo per fare l'Energy Max di Amorosio dopo la sua danza spiritica, che danza spiritica leva un casino di punti salute leva. Quindi Kuj, io non ho altro da mostrarvi per questi due aggiornamenti. O meglio, avrei Yokai Watch Blasters, ma non ci gioco perché non mi interessa quella modalità di gioco, sinceramente parlando. E che altro dire se non... Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!